Betta, sei arrabbiato con me? Domandò Elisabetta. No, io non sono arrabbiato con te, sono arrabbiato con me stesso, con me stesso. Betta, posso parlare veramente con te? Voglio dire, non ho mai parlato con nessuno di quello che sento dentro. Puoi dirmi tutto quello che vuoi, Alex, tutto, perché il debito che ho con te non potrò mai ripagarlo. Betta, non voglio la tua gratitudine. E allora che cosa vuoi, Alex? Non lo so, risposi avvilito. Sono sposato, credo di amare ancora mia moglie e non ho guardato nessun'altra donna da quando sono sposato. Alex, vuoi ascoltarmi? Penso che tu sia l'uomo migliore che abbia mai conosciuto. Ho le mie ragioni per crederlo. Ho accettato questa serata con te e non voglio che ti scusi o ti senta in dovere di darmi spiegazioni. Ma io non ti amo. Arrivammo a Lavinio mentre il sole tramontava ed entrammo nella mia casetta al mare. Rimanemmo seduti a guardare il disco rosso cupo affondare nel mare brillante e le colline solitarie verso le montagne. Quando fu buio, Elisabetta disse: «Il silenzio di una persona evoluta non è soltanto silenzio, non è creato da lei, ma è forte come lei, che ha saltato la mente». È una bella frase, dissi, ma che cosa significa? Mi è venuta così per istinto. Significa che... Lo vedi quel vaso? Disse Elisabetta indicando un vaso di fiori sul davanzale della cucina. Sì. Per quei fiori non esiste il problema di saltare la mente per accostarsi al divino, come per l'uomo, perché nel mondo vegetale la mente è in uno stato embrionale. E allora? Ecco, se metti una pianta vicino ad una finestra e tieni mezza persiana aperta, la pianta un po' alla volta si curverà cercando la luce. Questo rientra nell'istinto della pianta, nell'istinto di quella minima porzione di materia coscienziale collegata a quella pianta. Fa capo a una necessità della pianta di adattarsi all'esperienza che sta vivendo in quel momento. Betta, la interruppi. Io ti amo perché senti così. Ma che c'entra? C'entra, Betta. Perché adesso ho capito che ciò in cui credi mi comprende.